Vi ricordate di Bovis, il podcast di scommesse sportive? Esiste ancora, ma ha fatto una cosa per la società, visto che tanto non ne imbrocchiamo una, abbiamo deciso di non parlare di niente, non abbiamo gufato ed è andata abbastanza bene, mi sembra, no? Sembra anche a me, è andata abbastanza bene, anche se in realtà non ho capito tutti quei caroselli ieri per strada, perché ok che era un grande risultato, però Berrettini ha perso in finale Wimbledon. Me l'hanno fatto notare anche a me questa cosa, è un po' rosicato, perché non... tu quante persone che conosci che hanno visto la partita di Berrettini? Sono molto divertito perché in realtà nemmeno io ho visto la partita di Berrettini, quindi credo due. Neanch'io l'ho vista e mi sento una merda perché non l'ho vista. Me ne stavo in spiaggia a farmi i cazzi miei invece di guardare la partita di Berrettini, mi sento in colpa. Certo, perché lo streaming non andava, quindi sarei stato in spiaggia a farmi i cazzi miei guardare la partita di Berrettini. Io invece stavo andando in monopattino elettrico da McDonald's per riprendermi dall'hangover. Quando poi a bordo del monopattino elettrico mi sono ricordato, cazzo, ma sta giocando Berrettini. E vabbè. Quindi bravi. Ma tanto non era quella la partita da vedere, era quella con Urquiz. Perché esatto. A noi che cazzo ce ne frega di vincere i trofei? L'importante è arrivare in finale. Soprattutto quando è la prima volta, quindi cazzo, Berrettini, tanta roba. Sei un giocatore noioso da vedere, ma ti vogliamo bene lo stesso. Berrettini, che io è una settimana che definisco il budget Raonic, cosa che non gli fa molto onore, probabilmente ex no. Raonic, ex 3 al mondo, per cui dai, ci sta, però non vedi. Come era il discorso, Raonic, grande picchiatore. Il bombardiere. Così, però è anche bello quando le finali le vinci. Quindi Alberto, ti chiedo, a quanto ammonta la cauzione per la tua libertà condizionale dopo il carosello di ieri? Come la mettiamo? Quelle macchine sfasciate? Domani devo andare per l'obbligo di firma e quando passo chiedo. Spero che non pubblichino nessuna mia foto arrampicata sulla fontana del Duomo sull'Adige, possibilmente. Perché non è mai successa questa no, cosa. No, assolutamente ovviamente. No. Si parla in maniera ipotetica. In maniera assolutamente ipotetica. È successo. È successo, è bello, eh? Te lo saresti aspettato? Io sono storicamente molto pessimista come tifoso, ho avuto tipo un'altalena di emozioni questa settimana. Cioè, io post partita con la Spagna non ero nemmeno in ansia per la finale, perché per me avevamo proprio tipo già vinto. Vedi? Ah no, aspetta, già vinto la partita o già vinto la nostra battaglia? Avevamo già vinto l'europeo, frate. Cioè per me, io sapevo, cioè tipo nel momento in cui quella Spagna era andata così, nel mio cervello non esisteva una possibilità in cui noi avremmo perso la finale. Poi cos'è successo? È successo che mi scrive un fra, che è Nicola, che conosceranno i fan di Bovis, da Milano e mi fa, fra, vieni a Milano a vedere la finale. E allora là nel mio cervello è successa una cosa, cioè che io mi sono visualizzato questa scena in cui io prendo, mi faccio 4 ore di treno per andare a Milano per vedere la finale, convinto di vedere i fuochi d'artificio e le docce di spumante, e poi perdiamo. Ed è là che ho realizzato che perdere era un'opzione, tipo. È il momento in cui realizzi che potresti rimanerci male. E allora subito gli faccio, frate, no, no. perché sarebbe un pochino gufarla. e dopodiché in quel momento nella mia testa è successo l'opposto, cioè in quel momento lì l'opzione vittoria non era più contemplata, cioè io mi sono fermato e ho detto tipo, cazzo, ma l'Inghilterra si gioca a Wembley, no, è persa, raga, è persa, abbiamo già perso, cosa che è stata confermata al gol di Shaw, in cui io mi sono fatto letteralmente 65 minuti mogio e zitto e solo al gol di Bonucci ho detto, raga, ma effettivamente è possibile che questa cosa succeda? E poi mi sono ripigliato e poi è stato tutto bellissimo. Io ci sono rimasto molto male perché quando sono entrato nel bar in cui dovevo vedere questa partita era iniziata da circa 4 minuti
e io non sapevo nulla, non sapevo neanche che fosse iniziata in realtà, sapevo di essere un po' in ritardo, non sapevo quanto. Sono entrato e la gente mi ha guardato in silenzio, assoluto silenzio, e la TV era in silenzio, io non so, è stato un po' traumatico, soprattutto per quando... Poi hai realizzato che avevi addosso la maglietta di Harry Kane e hai capito il silenzio. E lì ho iniziato a correre. Ho iniziato a correre. Comunque, per chi non ci sta seguendo live su Twitch, no, sto scherzando. Io sto registrando con la maglietta di Jadon Sancho, ragazzi. Volevo solo dire questa cosa al vero eroe della finale italiana. Pensavamo che Morata fosse la nostra più grande risorsa, invece... Ma adesso io voglio solo dire una cosa, che tu non hai proprio confermato questa teoria, ma se dopo la semifinale con la Spagna qualcuno fosse uscito a fare nel carosello con la maglia di Alvaro Morata, quanto sesso avrebbe fatto quella sera questa persona? Sarebbe stato invidiato dagli uomini, desiderato dalle donne. Tutto questo implicando che l'Italia abbia dei tifosi molto ironici, che non lo avrebbero saccagnato di botte, convinti che fosse uno spagnolo. Esatto. Quindi la risposta è probabilmente poco. Avrebbe preso più botte di quante ne avrebbe date durante quella serata. Probabile. E... bello. Vabbè, tutto bello. Ma questo è un podcast che parla di tante altre cose, quindi siccome non possiamo ci possiamo collegare in due direzioni. Una è ci porta alla più grande passione di Bovis, ovvero i numeri che fanno delle statistiche farlocche e quindi possiamo dire l'Italia che vince, oppure possiamo dire un'altra grande passione di Bovis, che sono le canzoni improbabili, con l'Italia del tennis. Quale strada vogliamo percorrere per prima? Allora, quella dell'Italia del tennis è incredibile, però è incredibile. Io ho letteralmente sotto gli occhi il tweet di Eurovision che si congratula con l'Italia per il fatto che l'Italia è la prima nazione nella storia che vince contemporaneamente gli europei maschili di calcio, perché ricordiamo che ci sono anche le femminucce, perché e l'Eurovision sono cose, non era mai successo. Beh sì, sono delle, ovviamente c'è una correlazione tra queste due cose, non è molto casuale, no. Vabbè, però... assolutamente l'Italia... no, è l'Italia che vince, è l'Italia che arriva prima con appunto la più grande passione di Bovis, ovvero i dati statistici di Spotify, quindi i Maneskin che sono hanno la canzone più ascoltata al mondo da ormai più di una settimana, 10 giorni, ed è anche una canzone uscita, no? Era l'altro ieri? È stata tipo, credo sia stata solo un giorno prima, no, perché poi l'ha risuperata ancora... Allora guarda, non vorrei averti detto una cazzata, però cioè un giorno è stata prima e poi è tornata sopra la Rodrigo, credo. Aspetta che guardo. No, è di nuovo prima. È di nuovo prima. Però c'è la freccia verde, quindi è ricambiata la classifica. Allora scusa, perché sono stato un po' mood killer quando tu avevi ragione. Rifai. Scusa. No, va bene così. Sappiamo che avevo ragione io. E la cosa più bella è che questa è una canzone di X Factor. Ma infatti la cosa che mi fa più ridere è che io purtroppo... Allora io, cioè chi ci ascolta sa che sono assolutamente contro ogni forma di nostalgia e quindi io sono totalmente aperto anche alle cose che... a tante cose che la generazione mia e tua non ha mai approcciato perché trova da ragazzini, tipo Twitch, tipo Discord... Però c'è una cosa che per me è tuttora un po' uno scoglio, che è TikTok. TikTok che mi sembra di capire che sia ciò che ha totalmente carriato Baggin al primo posto global di Spotify. E tra l'altro mi fa molto ridere perché, come dici tu, io subito sentivo magari, vedevo i reels su Instagram con sotto Baggin e non capivo, cioè... mi sono tipo detto tra me, ah wow, i Maneskin hanno fatto una cover di Baggy, e poi tipo a un certo punto mi sono fermato e ho realizzato, ma l'avevano fatto X Factor, e poi guardo ed effettivamente è letteralmente
quella versione di quella canzone che è attualmente prima al mondo nella Spotify globale. E questa cosa non ha nessun senso. Cioè... Vabbè, però fa ridere, dai, va bene. E invece probabilmente è un achievement altrettanto incredibile che poi in top 10 ci hanno bazzicato anche I Wanna Be Your Slave e anche Zitti Buoni, che è addirittura in italiano, per cui c'è anche un pezzo in italiano di Måneskin che gira intorno alla top 10. E sta cosa, quindi, cioè, è incredibile. Quindi ti ricordi quella lunga analisi che abbiamo fatto su... Disperta. I dati di Sfera Ebbasta, sì, parlandone, sì, come di un, sì, fenomeno, un successo mediocre, ma comunque un certo successo. No, bene. Sì, ne avevamo parlato come di un disco musicalmente mediocre, ma con delle cifre da progetto mai visto in Italia. Bene, tutto quello che abbiamo detto in quei 40 minuti possiamo cancellarlo. Possiamo cancellarlo, appartiene al passato. Anche perché, diciamocelo sottovoce, l'album ha anche quello bruttissimo, secondo me, proprio anonimo, e alla lunga anche quell'album non ha avuto dei grandi numeri. Però all'esordio appena uscito anche l'album di Capo Plaza aveva fatto praticamente gli stessi numeri di Sfera, quindi non è troppo, quindi... sul pezzo Bobis questa volta. No, non è troppo sul pezzo, è che improvvisamente a quanto pare l'italiano piace, ecco, questo è... Perché sono tutti dati che non c'erano mai stati prima. Però, se avessimo detto le stesse cose l'anno scorso. Che il vero motivo per cui il mondo è in fissa con i Måneskin è perché Sofregni. Vabbè, ma certo, è ovvio. Sono i BTS italiani. È palesemente quello. Cioè, a chi piacciono gli occhi a mandorla, a chi il fascino latino, e per chi vuole il fascino latino abbiamo... i Måneskin, anzi Damiano dei Måneskin. Damiano. Aspetta. No, cioè comunque a me, cioè, so che tiro sempre fuori i freddi numeri, però cioè voglio un attimo fare un praise ai Måneskin, che comunque hanno avuto un'ascesa tipo inarrestabile e attualmente stazionano a 40 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Io ricordo anche quando noi parlammo di Kina e dei Medusa, che sono storicamente, anche se non cantano italiano, gli italiani più ascoltati al mondo, con più o meno una ventina di milioni di mensili Medusa e una decina Kina, e i Måneskin hanno distrutto persino loro. E attualmente sono letteralmente più o meno il 30° gruppo più ascoltato al mondo, sopra ai Beatles. Cioè, hanno fatto un disastro, per cui boh, cioè, e tra l'altro un disastro che sta durando da più di un mese ormai, per cui davvero io non riesco proprio a visualizzarmi cosa possa, ecco, tirarli giù da questo hype. Però... Allora ti chiedo, visto che appunto noi famo le scommesse, quanto dura? Allora, a questi livelli qua mi sa che siamo agli sgoccioli, inteso che la parabola è ancora in ascesa, per cui secondo me andranno su ancora un pochino e poi entro la fine dell'estate si normalizzeranno i loro numeri. Vorrei capire, cioè, perché ormai la loro fanbase l'hanno ampliata in modo, secondo me, definitivo, cioè è un nome che se ormai lo dici all'estero sanno di chi parli e lo sapranno anche tra 2 anni, secondo me. Chiaramente non a livelli di 30° al mondo, però secondo me almeno 3 anni di veramente grandi numeri anche all'estero fino al prossimo disco se li sono garantiti. Se poi possa diventare una cosa a lunghissimo termine in cui diventano veramente tipo... Laura Pausini. Cioè... Di più. Cioè, proprio un nome che staziona, sì, nelle classifiche internazionali per anni e anni, questo non lo so, cioè, boh, non dico che diventano i Linkin Park. Però... Siamo già al livello in cui si sono pagati la pensione. Sì, cioè, secondo me ormai davvero, cioè, questi qua hanno svoltato, ecco. Come dice Alessandro Gori in una pezza di Londini, hanno risolto il Natale. A proposito di Londini, che andiamo sul più grande argomento degli ultimi mesi, che sai che io sono un grande appassionato, ma il tormentone estivo di Londini è
oggettivamente migliore del tormentone estivo di Lorenzo Sonego. E abbiamo ci siamo chiuso. Collegati. Abbiamo chiuso il cerchio. Allora, il fatto è che mentre quello di Londini è dichiaratamente ironico, non sono troppo sicuro di questa cosa riguardo a quello di Sonego. No, non è ironico quello di Sonego, è serio. Cioè, sicuramente, quello... cioè, è fatto per fare una canzone carina. Ed è carina, dai. Cioè, mi ha fatto molto ridere. Anche perché... Sì, no, a te ha fatto ridere perché non lo prendi sul serio, poverina. Sì, mi ha fatto ridere il concetto, cioè non la canzone. Però Lorenzo Sonego che fa un tormentone estivo, boh, mi ha divertito molto. Anche perché, ripeto, cioè siamo veramente nel periodo proprio di massimo hype del tennis in Italia da tipo sempre, probabilmente. Però... Ai francesi... No, anzi... Agli olandesi Depay, a noi Sonego. Questo è il rapporto che possiamo avere. Noi abbiamo Gollini e Sonego. Gollomus. No, comunque quello di Lundini mi fa super ridere. Al punto che so che adesso inizieranno a fare qualche comparsatina nei festival con anche Vazzanicchi. E questa cosa mi fa super ridere, sì, ho visto un sacco di video di festival in giro per l'Italia che a un certo punto spawna Valerio Lundini con Vazzanicchi. Che... E boh, mi sembra molto sul tono di boh, quando lo faceva Pippo Solo. E sono molto divertito da questa cosa. Tra l'altro credo festival che... finalmente un attimo riavviati, sono molto felice. Riavviati ufficialmente, sono ripartiti. Io non ho ancora fatto nulla di questi festival. Ma io sono stato a Poplar Festival a Trento questo weekend. Ancora? Sempre Popla, che barba, ma che barba. Però un po' carino, cioè super organizzato bene, infatti se ci ascoltate dal resto d'Italia sappiate che a Trento abbiamo un festival sul pezzo, quindi... Sul pezzo, con un sacco di pezzi. E quindi, boh, bella, bella per Trento, quindi tutti a Trento. E questo è l'entusiasmo corretto. Vabbè. Ma quindi invece, dai, parlando invece di tutti gli altri tormentoni estivi, quelli che contano, quelli, qual è che sta vincendo? Qual è il tuo preferito fino adesso? Allora, io sto preparando il power ranking. Se tu parli serio, di star vincendo, credo che quest'estate abbia davvero estate, anche la primavera in realtà, perché non è mai smesso di aver vinto, cioè Allora, sicuramente il vincitore a livello puramente di classifiche penso sarà San Giovanni, che davvero sta dominando qualsiasi cosa da mesi e mesi e mesi, e nessuno lo scalza, cioè sembra veramente Destri l'autunno scorso che era impossibile spostarla dalla top 10. Ora c'è San Giovanni alla prima posizione della classifica italiana di Spotify. Ed è veramente intoccabile, cioè nemmeno quando è uscito il pezzo di Fedez con la Berti e Lauro, che poteva essere almeno al lancio quello più hypato, che tutti almeno in modo ironico si andavano a sentire una volta, è riuscito a superarlo e a raggiungere il primo posto. C'è riuscita per penso 2 giorni la canzone di Sfera con Blanco, prodotta da Greg Willen, mi fa impazzire, che è andata prima tipo un giorno, ma poi è ritornato prima San Giovanni. Quindi cioè, a livello puramente di classifica, secondo me è già il vincitore morale, perché penso non lo si sposterà mai da lì. E a livello di gusto? A livello di gusto non è sicuramente quella che mi è piaciuta di più. Beh, non mi sorprende, però. Voglio prima il tuo parere, perché il mio è un attimo in the making. In the making. Boh, sai, allora, il mio è sempre quello di uno che si diverte molto a sentire i tormentoni estivi. Cioè, a me piacciono quelle canzoni di merda fatte per essere di merda. Ma qual è il pezzo che ti stai pompando quando sei in macchina coi fra che vai a Jesolo? Quello che mi ascolto di più è quello di Blanco con Sfera e Basta. Quello effettivamente poi mi rimane in testa e ci penso spesso. Tra l'altro, per i veri fan di Bovis,
vorrei fare questo commentino, che noi in un Bovis 3, che non è più presente online, quindi solo chi ci segue dal giorno zero ricorda, parlammo di Greg Whelan, del producer, e delle sue e del suo gusto per i freaks, di come lui ha iniziato a produrre per Young Signorino, per poi passare all'FSK Satellite, per poi passare a Rosa Chemical, e questa scalata di freaks l'ha portato a produrre, mi fa impazzire, numero uno in classifica in Italia per Sfera Ebbasta, che è tipo probabilmente, appunto, dicevamo, uno degli artisti più ascoltati da anni, e Blanco, che è tipo il rookie più caldo dell'anno. Quindi davvero Greg Whelan è arrivato ufficialmente tipo nell'Olimpo dei produttori italiani, e noi l'avevamo detto. Noi l'avevamo detto. Noi l'avevamo detto. Voi non potete saperlo, ma noi l'avevamo detto. Anche Blanco l'avevamo più o meno detto, cioè ci eravamo interrogati e abbiamo dato una risposta positiva. Mi sembra che abbiamo avuto ragione. Peraltro, in quella canzone io sono rimasto quasi sorpreso dal fatto che Sfera Ebbasta abbia quantomeno provato a non essere proprio Sfera Ebbasta. Sai, proprio lo stereotipo di tutte quelle... Tutto uguale. Oh, almeno ci ha provato, non è scontato. Cioè, allora, deve essere una persona convincente. Per Sfera, secondo me, è stato... Per i miei gusti personali è stato un netto passo avanti rispetto a Me Manchi dell'anno scorso, che non la sopportavo, sinceramente mi dava fisicamente fastidio quella canzone. E invece questa mi piace, cioè me la ascolto volentieri in contesti da tormentone estivo, diciamo che non è la canzone che mi ascolto da solo in cameretta quando voglio godere della musica che ascolto. Da solo in cameretta che voglio godere... No, lo evitiamo perché è fraintendibile. Allora lo ripeto, perché questa parte la taglio tutta, e dico che non è esattamente la roba che ascolto quando voglio ascoltare della buona musica. Ascoltare della musica, provare del piacere dalla musica che ascolti. Ecco. Però cioè, devo ancora davvero farmi un'opinione sul tormentone estivo che mi piace di più. Una cosa te la posso già dire, che onestamente uno che davvero non mi piace è quello di Fedez, Lauro e Oretta Berti, che davvero non mi piace per niente. È troppo catchy e mi rimane un sacco in testa. Dai! Con Cristiano Ronaldo, che aveva fatto calare drasticamente le azioni di Coca-Cola, e Orietta le ha fatte ripetere. Però che le tira su. E d'altronde Orietta fa sempre alzare le... No, non ricordiamo agli ascoltatori di Bovis di bere dell'acqua. Dell'acqua. Restate idratati. Poi molto bello per il mio gusto è quello di Colapesce di Martino. Perché quello di Colapesce di Martino devo ancora ascoltarlo. È ironico, c'è tutta la storia ironica dietro. Però sai che è il figlio di Propaganda Live quella canzone. Mi mancava questo fatto, ma mi mancavano varie cose perché non ho sentito ancora il pezzo, lo ammetto con imbarazzo. E a me devo dire, cioè io, a me piace la bossa nova, mi piacciono quelle atmosfere un po' brasiliane, e quindi ci sta sempre per essere una canzone divertente. E poi quella della Lamborghini che mi faceva super ridere all'inizio, devo dire che non sta reggendo la prova del tempo, ecco. Sai qual è una cosa che mi manca molto della nostra convivenza, Andrea? Bruno e Marrone, ragazzi, un giorno facciamo lo speciale su Bruno e Marrone. Mi è tornato in mente quando hai parlato di te e della musica brasiliana. Ragazzi, Bruno e Marrone sono uno dei due duetti, della coppia. C'è un termine che adesso non mi viene, dei cantautori in coppia più importanti di sempre della musica brasiliana. E tu ridi, ma tuttora, se vai a vedere, sono sempre tra i primi in classifica su... Le classifiche brasiliane sono una cosa, un duo. Sono una roba. Quindi porta rispetto. Sai a chi altro devi portare rispetto? Perché ormai fa brutto.
a quella che è tipo la nostra persona preferita nella musica italiana. Un uomo che riesce a fare una band da solo di personalità, che ci riempie. Allora, prima dell'indizio io avrei risposto Anna Pepe. però non credo riesca a fare una band da solo, e quindi suppongo che tu stia parlando del Tommaso Nazionale. Sì. Perché facciamo gli aggiornamenti. Ogni tanto c'è questa domanda ricorrente sul che fine ha fatto Tommaso Paradiso. L'ultima volta abbiamo appurato che sta girando un film, perché effettivamente sta girando un film, non si sa dove, non si sa cosa, non si sa niente, però è un regista adesso. Poi una volta ha detto che aveva un album, però non lo voleva pubblicare perché non si poteva fare gli stadi, e suo ego non può, se non può fare lo stadio. Ora abbiamo scoperto come sfoga tutta la sua mascolinità adesso che i locali sono chiusi, perché ha aperto la sua palestra di MMA. E ragazzi, wow. Io tra l'altro ho letto un bellissimo, in questi giorni, una bellissima polemica fatta da Tommaso Paradiso contro i vocali di WhatsApp, in cui sostanzialmente dice che se le persone ascoltano i vocali di WhatsApp a velocità 2x non apprezzano tipo i piccoli momenti della vita. E quindi mi faceva molto ridere questo Tommaso Paradiso contro la società, e ora so che si sfoga picchiando fisicamente le persone. Com'è che si chiamava la palestra? Cacchio, aveva un nome molto... molto italiano? No, molto, molto dei giornalisti. una citazione a una canzone. Sto facendo una celere ricerchina. E dopo aver fatto una celere ricerchina ti posso dire che la palestra di Tommaso Paradiso si chiama Aurora. Aurora. No, allora che cazzo c'entra? Non lo so. Vabbè, non importa. La palestra di MMA Aurora. No, ma invece secondo te quella polemica là, questa è una domanda importante, è una polemica che lui sente effettivamente, cioè questa cosa, questo odio verso chi velocizza i messaggi, sente veramente come sua, o fa parte del meme, visto che la sua citazione più famosa è quella del vocale da 10 minuti? Ecco, come si legano le due cose? È una buona osservazione. No, sinceramente adesso sto per dire davvero una cosa molto Alberto Piffer versus Society, ma io condivido la posizione di Tommaso Paradiso. E l'idea che le persone... cioè io non ho mai messo i vocali a 1.5, e l'idea che le persone ascoltino le cose che io dico loro velocizzate non mi ricordo, sinceramente. Posso essere d'accordo con te. Quindi tu che stai ascoltando Bovis in questo momento a 1.5. Allora, innanzitutto voglio dirti che la mia voce è molto più mascolina di così. Intanto. Secondo, mettilo a 0.5 e prenditi il tempo che ci vuole per capire le grandi cose che abbiamo detto. Pirla. Che altro abbiamo? Vabbè. Che altro abbiamo? Abbiamo un sacco di stronzate incredibili. Ti avevo detto San Giovanni. Sai, San Giovanni, hai presente che una volta ti avevo mandato lo screen di Spotify in cui c'erano tre copertine perfettamente identiche una dopo l'altra? Ed erano le copertine di San Giovanni, Seven Heaven, perché... hai presente quell'artista? Quell'artista, Loca, un altro tormentone estivo di uno che si chiama Sette Heaven. E quindi mi hanno detto: no, ma si legge Seven perché il 7 sta per essere. Cazzo, no, ma anche io l'ho capita letteralmente ora. Sì, ma il lì, com'è che si chiama Lin? La lingua in cui parla quell'autista di Da Supreme non funziona così. 5 è la S. Che cazzo fai? Non vuol dire niente quella roba lì. Non vuol dire niente. Al massimo una T se vuoi. Quindi è Teven.
licenza artistica. Licenza artistica. Vabbè, scusa, bisogna difendere le lingue, l'originalità delle lingue. Vabbè. Comunque si fanno tutti... Andrea Mares contro la Schwa. Contro la Schwa. No. in difesa delle parole giustamente discriminanti, scusami, cosa vuol dire? Io ricordo quando io e te, adesso cito sempre quando vivevamo insieme, avevamo appeso al muro un foglio con sopra la lista delle parole italiche in disuso che ogni tanto venivano utilizzate da noi, e questa cosa mi è venuta in mente perché parlando di Bertini ieri io l'ho definito un Marcantonio e dicendo questa cosa io ho pensato, cazzo, questa sarebbe sicuramente finita sul muro delle parole, sulle parole vetuste di Bertini. Sarebbe decisamente da inserire. Sai, parlando di persone, da una parte Marcantonie e dall'altra parte comunque giustamente discriminanti, Vasco Rossi. Vasco Rossi, scegliete voi se lui è il Marcantonio o quello comunque vagamente, ma come dire, vagamente misogeno, ecco. Vasco Rossi è tipo un incubo che ogni tanto torna, e stavolta me lo sono trovato nel posto più improbabile in cui pensavo di poterlo trovare, ovvero all'interno di Dylan Dog. Ok, già qua, ok. Ma non solo Vasco Rossi era in copertina di Dylan Dog, accanto a Dylan Dog, che ribadisco, scegliete voi se chi è il misogeno e chi è il Marcantonio. Ma l'intero albo era dedicato a Sally. Letteralmente Sally. Cioè, adesso sappiamo il vero significato della canzone Sally. Perché ce l'ha spiegato Dylan Dog. Perché ce l'ha spiegato Dylan Dog, ed è... ed è una cosa, è strano, io non volevo, cioè non lo so, è stranissimo, la storia ci sta, vabbè, una di quelle storie un po' horror standard, molto, molto leggera. Molto di Landog, nel deduco. Sì, cioè, diciamo ce ne sono di più belle, ecco, di molto più belle, decisamente più belle, però non è orribile, ecco, si lascia leggere. Quello che però è angosciantissimo è leggere tipo il testo di Sally come pensiero di questa Sally che cammina di notte. E è strano. Cioè, io l'ho comprato facendomi una domanda, ovviamente. Ed era se Dylan Dog avrebbe tenuto fede a chi è lui e si fosse scopato Sally effettivamente. Non l'ha fatto. Anche perché Sally è morto. Ma non si dice. Questo lo... non si dice. E... non lo so, cioè... Chi vorresti vedere tu dentro Tex, tipo? Allora, specificamente dentro Tex ci vorrei vedere Elettra Lamborghini. È questa la cowboy sexy. Vorrei vedere Letta Lamborghini che finalmente trova il suo pistolero. Ed è Tex, ovviamente. ed è ovviamente Tex. Va bene, ok. Però sono stato sul pezzo questa volta. Sei stato molto sul mio, mi hai spiazzato. Guarda qua, mettici proprio un bello stacchetto musicale, un attimino di... Non lo so più neanche io che cosa... Vabbè. Cosa che... Non so più come andare avanti, insomma. Vabbè. Chi è It's Radical? Chi è Radical? Aspetta, che devo vedere una roba. Oddio, perché ho scritto It's? Boh, deve essere tipo qualcosa di sbagliato. No, Radical
è tipo un emergente italiano che avevo messo anche nei miei sì. awards dell'anno scorso. E perché? Chiedo il perché It's. Non lo so. È un, ok, allora non importa. Di... No, no, non lo so. Cioè, probabilmente volevo scrivere qualcosa e ho sbagliato a scrivere. Ma invece, in sta settimana hai ascoltato qualcosa di figo? Allora, in realtà sta settimana... Cioè, calcolo che è estate. Quindi beh, questa da... settimana, nell'ultimo mese. Nell'ultimo okay. mese. D'estate tipo escono quasi solo tormentoni. Allora, io qualcosa di figo l'ho assolutamente ascoltato, che è il disco di Tyler, The Creator. Ok. Che mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Io sono un po' di parte perché io sono un grandissimo fan di Tyler, The Creator. E in ogni caso mi aspettavo un disco un po' più pop dopo Igor, che è stato davvero il mio disco nettamente preferito del 2019. E invece è tornato su sonorità un po' più rap, però parallelamente si vede che ha fatto un percorso rispetto ai suoi primi dischi. E davvero, secondo me, è un lavoro di una qualità davvero infinita. Io non ricordo davvero da quanto tempo non sentivo un disco così bello. E davvero non sto dicendo nulla di tecnico, però cioè, vi dico solo che quando dovrò scegliere il mio album dell'anno, alla fine dell'anno, questo sarà primo al 95%. E quindi davvero, se volete farvi un viaggione nella testa di quel pazzo figlio di Beep, di Tyler, The Creator, andate ad ascoltarvelo. Call Me Ma no, un album che ricorda altro? È una sonorità simile, molto a sé stante. Ma in realtà Tyler, The Creator, secondo me, ha il pregio che lui comunque è un... Allora, sicuramente ha molti sound dentro, e quindi in realtà non è proprio che potrei paragonartelo a qualcosa, perché è molto vario. Assolutamente mi ha sorpreso questa cosa, ma non te lo paragonerei nemmeno allo scorso album suo, che invece aveva avuto una decisa svolta pop, che è andata cioè ed è tornato indietro rispetto a questa sua svolta pop, secondo me. Cioè è molto meno pop questo disco. Ok. Cioè in realtà, secondo me, Tyler, The Creator ha sto pregio che, a parte il fatto di produrre se stesso, cosa che ti consente veramente una totale libertà artistica, condivide col mio cocco Kanye West anche il fatto di essere, perdona l'inglesismo, cosa non rara quando parlo io, ma questo boh, è gratuito, un trendsetter. Ok. Inteso davvero che non te lo paragonerei a nulla, ma tra un anno ti paragonerò molte cose a questo disco, probabilmente. Esempio di persona che prende un sacco da Tyler, The Creator, Billie Eilish. Okay, sì. Dichiaratamente prende molto da Tyler, The Creator, anche se non dall'ultimo, okay. Probabilmente. Questo è un pregio comunque, no? Cioè, se, siamo d'accordo. Per me assolutamente è, tipo, sì. La cosa migliore che puoi dire sì, sì. Di qualcuno. No, questo assolutamente sì. Infatti davvero, davvero mi ha stupito davvero in positivo questo album. E anzi, sto davvero chiedendo a me stesso se è il mio album suo preferito, anche se probabilmente è ancora Igor, però vabbè. E in realtà non è uscito molto altro, sai? Cioè in Italia è uscita è uscito The Rage di Radical, che però è tipo una deluxe, quindi cioè in realtà ha aggiunto cose, ma niente di davvero che mi ha fatto urlare al miracolo. Ma invece te hai ascoltato qualcosa di interessante? Io ho trovato probabilmente il miglior disco per l'hangover di questo anno. Ovvero, quello che puoi ascoltarti la domenica mattina quando non hai proprio voglia di silenzio, però sei veramente sfatto, vuoi solo qualcosa con quella arpeggiata. Io in quei momenti là vado su YouTube e metto le compilation di lo-fi fatte con le colonne sonore degli anime. Non dire scherzo. Ammettilo. No, cioè è un po' più estremo di scherzo, inteso che lo faccio in modo tipo ironico, perché tipo un giorno io e i miei amici avevamo messo questa cosa scherzosamente mentre stavamo su una collinetta un po' sfatti, cioè inteso stanchi, e
E boh, ti è piaciuto? Boh, sì, mi ha fatto molto ridere. Allora adesso quando voglio tipo svaccare metto sempre sta roba. Anche perché la lo-fi fatta tipo la lo-fi ironica a me piace sempre. Ci sta. E invece io, a me piace sentire le chitarrine suonate, una voce tranquilla, così. E quindi quale band migliore dei King of Convenience, che sono tornati dopo un bel po'. Avrei presente, spero. Sì, hai un'idea di chi siano? Cioè, ho assolutamente idea di chi siano. Poi non è proprio la mia coppa di tè, quindi se mi chiedessi album, cose, sarei in difficoltà, però loro li conosco. Diciamo, sono quelli di Misread. Ok. Quindi, giusto per essere una canzone che conoscono tutti. Sì, certo. E questo album è esattamente quella cosa lì, come quelli prima, d'altronde. Oh raga, però è bello, cioè è veramente bello, è di una pace dei sensi totale, quindi se ti vuoi fare quei 40 minuti di il tuo posto felice, puoi metterti lì e ascoltare questa cosa, è proprio tecnica questa. Avresti dovuto dirmelo avresti dovuto dirmelo ieri, perché il risveglio post-europeo, ammetto, non essere stato il più semplice. No, il risveglio post-europeo non lo fai con questo, lo fai continuando i cori di prima, almeno finché non svieni del tutto. Come disse Achille Lauro quando gli chiesero di andare a Sanremo, il risveglio post-europeo è cantare l'inno d'Italia nudi. Nudi, in terrazza però, lui a Sanremo in terrazza. quello è l'approccio giusto. Però io lo terrei da conto questo album. Certo è una cosa un po' tranquilla, non è rivoluzionario, è pacifico. Ma come la carriera solista di che uno dei due è il chitarrista, che ha un nome improbabile che inizia con Ole, e siccome adesso Ole non Solskjaer. No. No. Fatto sta che adesso ve lo lascio in descrizione, non so, da qualche parte lo metto. Comunque a questa carriera solista, che è un quest'uomo è un po' un giramondo norvegese, e dopo un paio di album in portoghese, mi sembra, sempre su quel mood lì, però un po' adattato ai vari paesi, aveva fatto una serie di singoli in italiano, che ragazzi sono belli, cioè è sempre la stessa cosa, però se il mood vi piace, sono belli. Sono belli, cioè l'estate un po' che stereotipata. Non sapevo esistesse della roba sua in italiano, non sapevo esistesse, sto cadendo abbastanza dal pero. È bello, ve lo metto, lo metto tra i consigliati, non è un capolavoro, ma lo mettiamo comunque tra i consigliati, e lascio in descrizione il nome, così, perché, cioè è una cosa, mi ripeto, è molto specifico, è molto per un mood solo, però se il mood è quello è una delle cose migliori che potete ascoltare, quello o Norah Jones, credo, non è che ci siano molti altri. Invece dopo che allora abbiamo parlato di felicità e ora di chill post felicità, ti voglio parlare, cioè la famosa sigaretta dopo l'amplesso, esatto, quello è il chill, Cigarettes after sex. Ti voglio parlare, grande band, di due grandi perdite della musica italiana che io reputo più o meno avere lo stesso valore per la musica italiana. No, ecco, questa cosa non dirla. E allora, la prima è lo scioglimento della FSK, che su cui tu sarai informatissimo. Così. Allora, casco dal pero, ma ho così tanto trasporto che è come se lo sapessi da sempre, non me ne potrebbe ciavare. No, allora me lo accollo. Dico solo che adesso inizieranno le loro carriere soliste, detto che questo se ne è già un po' staccato. Allora, io almeno in quella di uno dei tre ci credo, che Taxi, sul fatto che avrà una carriera solista, cioè ormai non lunga. No, non dico lunga, però questo me lo accollo, però parallelamente secondo me non morirà artisticamente oggi, cioè almeno per un po' riuscirà a restare sulla cresta dell'onda lui. Okay.
non credo che tutti riusciranno a sopravvivere a questo scioglimento. E infatti adesso ti faccio una domanda e voglio che tu la prossima settimana mi dica chi secondo te avrà la miglior carriera solista della FSK. Allora, quindi studio. Vorrebbe, esatto, questo vorrebbe dire che dovrei studiarmi i loro profili artistici. E quindi ti posso dire, non lo faccio. Non lo faccio, anzi, lo farò il giorno in cui tu recensirai l'album di Gazzelle. Ok, ok, mi piace come risposta. Ok. E quindi adesso diciamo la seconda perdita della musica italiana di più o meno uguale importanza, che è stata quella più attesa, che è stata la morte della Raffaella Nazionale. Tra l'altro morte in attesa, perché davvero io non avevo mai sentito nulla su problemi di salute, assolutamente. Vabbè, non è che... No, non aveva 95 anni, cioè aveva un'età a cui è comunque sorprendente andarsene proprio da oggi a domani se sei un personaggio pubblico. Perché invece... Ok, va bene. Guarda. No, cioè, ok, magari delle... Sì, ci sta. Però... X non è che ti vengono a dire se è un problema, però di solito di un personaggio pubblico lo si sa se c'è qualcosa sotto, insomma. Ok. Che sta succedendo. Boh, cioè, resta una perdita. Cioè, resta una perdita. Mi dispiace. Un valore storico notevole, sicuramente. Mi dispiace che su Bovis l'unica cosa per cui è stata citata Raffaella Carrà in queste puntate è stato il film spagnolo Exploto Exploto. Vi ricordo essere musical basato sulle canzoni di Raffaella Carrà. Che, non so, a questo punto forse è il caso di rivedere tutti insieme, se volete accollarvelo. Comunque, insomma, un personaggio veramente iconico, ecco. Questo è forse riduttivo, però è la cosa corretta da dire. Vorrei fare una battuta sul fatto che è talmente iconica da aver ispirato la copertina di Igor di Tyler, the Creator, ma oltre a capirmi in due sarebbe anche di cattivo gusto, probabilmente. Non so, comunque. Ma scusa, chiudo questo momento perché devo un attimo divagare. Ma tra i grandi successi dell'Italia, il ragazzo meme, che non so come si chiama. Cabi Lame. Ok. Che adesso so che è il secondo profilo più seguito su TikTok al mondo. Pensa che social incredibile. Pensa che grande. È la cosa social. Che mi fa molto ridere è che in queste settimane ha fatto notizia il fatto che lui abbia più followers di Chiara Ferragni su Instagram. Quando Chiara Ferragni ne ha più o meno 20 milioni e lui ne ha più o meno 25. Come se questi numeri per lui fossero, oh wow, lo seguono 25 milioni di persone su Instagram. Ma su TikTok lui ne ha tipo 90 milioni. Vabbè, ma TikTok è TikTok. Cioè per lui grossi. Per lui i followers di Instagram sono le caramelle del suo successo social praticamente. Poi so che la Ferragni ha una carriera da imprenditrice, che il fatto che lui sia più seguito di lei non vuol dire assolutamente nulla. Lui guadagnerà veramente... le caramelle, diciamo, che guadagna la Ferragni. Cioè lui guadagna veramente caramelle rispetto a ciò che guadagna la Ferragni. Però comunque wow, cioè l'Italia sul tetto del mondo, diciamo. L'Italia se desta, abbiamo gli influencer. Mi fa molto ridere. Perché no, adesso ti dico un fun fact su Cabi Lame che magari non ti era sfuggito, non lo so, che lui è stato tipo messo sulla copertina dell'ultimo singolo di J Balvin e Skrillex. No, questo volevo dire. Che perché? Mi ha fatto molto ridere, perché appunto primo io praticamente... Non so se sei presente quel vecchio meme in cui tipo nessuno si ricorda chi tra Astori e Acerbi ha una palla sola e chi sia morto. Ma per me la stessa situazione si crea tra Skrillex e Avicii. Cioè io non ricordo mai chi è morto tra Skrillex e Avicii. Diciamo che però Acerbi e Astori erano un pelino più intercambiabili. No vabbè, manco si somigliassero, tipo... Hanno il nome che inizia per A, penso si limiti a questo la loro somiglianza. Beh, giocavano nello stesso ruolo, stesso, cioè...
squadre di simile caratura. Infatti so che è una cosa totalmente casuale, però boh, io penso, boh, sì, DJ House artisticamente morto da 10 anni e lì, persona letteralmente morta da 10 anni più o meno. Ma sì, tipo, cosa cambia? Tipo sulla mano sinistra tipo Skrillex artisticamente morto, Avicii letteralmente morto. Scusate, no. Parenti di Avicii che ci state ascoltando, ragazzi. E questo quindi... con le mani scritte come Khaby Lame. Esatto. Questo è più o meno. E fra, è successo altro questa settimana? Non che io mi ricordo. Cioè, so che ha annunciato Calcutta che uscirà il suo disco quest'anno. Cioè, in modo molto ufficioso, però ha detto che crede uscirà quest'anno. Più o meno ha detto che esce. Poi che altro? Vediamo sulla nostra Bibbia. C'è la versione di Mille con Gerry Scotti invece di... È uscita la lista di XXL Freshman, che per chi non lo sapesse XXL è tipo una rivista che parla comunque sia di musica rap, e ogni anno selezionano, se non sbaglio, 9 artisti che finiscono sulla copertina della rivista e poi hanno un mese di approfondimenti. Questi artisti sono tutti emergenti, ovviamente, quindi sono tipo la... Difatti XXL Freshman, infatti sono più o meno la nuova leva di emergenti americana, e tendenzialmente hanno la nomea di essere dei cecchini, perché letteralmente chiunque abbiano chiamato negli ultimi anni poi è esploso in modo totale, tipo è leggendario quello del 2016. E quest'anno io ammetto un po' con imbarazzo che essendo emergenti non conosco quasi nessuno, ne conoscevo uno, ma adesso tipo al volo non mi viene chi fosse. È stata esclusa un po' di gente che mi aspettavo ci finisse dentro invece, tipo Chef G. Sono curioso. Adesso tipo inizierà a uscire anche musica inedita fatta per XXL. Di solito mi gasano sempre queste. Cioè, è un format che mi gasa sempre molto. Adesso vediamo, perché deve ancora uscire il pezzo. Quindi aspettiamo. Credo fosse davvero l'ultima cosa da dire. Ma sì, ma alla fine non è successo niente. Ma d'altronde è estate. Che cazzo ascoltate il podcast? Andate in spiaggia a bere le birrette e noi andiamo a dormire. Ma prima di andare a dormire, Andrea, prima di andare a dormire ti volevo fare una domanda. E cioè, se facciamo un incidente, mi confermi che muore solo Lady Diana?